Forte! L'unico show che non sa scegliere il suo prossimo taglio di capelli! Un leccatissimo taglio Maria per presentare Sanremo? Un pratico funghetto Alessandra per riscaldare fronte e orecchie nel periodo invernale? Ma che taglio! Magari mi faccio una semplice acconciatura alla capello sporco di Piero Pelù! Cominciamo! Sigla! È difficile fare il parrucchiere. Devi avvicinare la mia filata a una testa umana che magari ti sta anche vomitando addosso i suoi problemi. Ma qual è il cliente ideale per ogni salone di hairstyle? Ovviamente le testine da parrucchiere! Uè, testina! I parrucchieri non sempre imparano il lavoro sulla nostra pelle. Esistono infatti dei manichini con lunghi capelli per esercitarsi a creare il taglio perfetto. Scopriamoli assieme! Cercando teste da parrucchiere viene fuori un mondo magico! Testa di manichino con capelli umani 100% professionale da parrucchiere e testina per fare pratica con le acconciature. Questo sguardo perso nel vuoto mi ammazza. Chi è questa ragazza che ha detto: oggi i miei capelli li indosserò come delle spalline strutturate? Che strano, però effettivamente i capelli umani attaccati a qualcos'altro. Ti immagini se esistessero delle braccia per esercitarsi a fare la ceretta con peli umani? Ma non hanno un nome? Qui c'è scritto Allison, ma è la marca. Diamoglielo noi un nome. Morena. Potrebbe chiamarsi Morena? La nostra Morena Morella. Io sono molto curioso di andare a leggere i commenti. Quando ho provato a utilizzare la piastra, i capelli hanno iniziato a fare puzza di cose chimiche. Non credo proprio che siano naturali. Oh no. Ma questa non è Morena quella che ti arriva. È un'altra ragazza, guardala in faccia. È la sorella cattiva di Morena. Maurizia. Maurizia e Morena. Ma pensa che bello che entri in casa e c'è la testina lì che ti aspetta attaccata al tavolo, no? C'è anche una che scrive: non sono capelli 100% veri, ci sono rimasta un po' male. Oh, volevo che fossero capelli che venivano da un'altra testa umana. Questa si chiama Chantal. Marica, io stasera esco con una treccia che mi fa da coronzina. L'ha fatta Hilary Blassi la volta scorsa. Mamma, faccio pure io. E che altro la propria? Totalmente nei confronti delle ragazze romane. Quelle che si fanno questa pettinatura qua e poi la piastra sotto. Se faccio anch'io, sembro una ragazza romana. Mi qui a parlare di capelli comunque senza poterselo permettere. Specifiche tecniche: materiale 60% capelli veri e 40% peli di animale. No! Che animali saranno? Totalmente il cavallo. Ma cosa serve la coda al cavallo? Che senso ha quella coda lì al cavallo? Ci hai mai pensato? Per scacciare le mosche. Sai che gli vanno le mosche sul fine buco del culo? Potevano farle un po' elettrificati come le palette, no? Oh no, no. Cosa è successo a questa ragazza? Questo è un regalo ideale per il parrucchiere o la bambina piccola. Bambino maschietto starà guardando la partita di calcio o sparando con le pistole. Sì. Parcheggia la tua immaginazione per creare acconciature uniche e caratteristiche sorprendenti. Ti ricordi che c'era anche la versione Barbie mezzo busto? C'era anche quella con la mano così che le facevi le unghie, ce l'hai presente? A proposito, io ti racconto una storia, Alberto. Quando mia madre mi portava dalla parrucchiera, io giocavo con queste testine qua da parrucchiera. Secondo me tutte le altre mamme in solluchero, anche se poi guardavano mia mamma e dicevano no. Me ne davano una col capello, sai, quel taglio da mamma. Aveva i capelli come me adesso, quella che mi davano. Questa è di nuovo Chantal. Quando vado alla parrucchiera dici: oh, fammi bionda. Però è la parrucchiera quella che ti prende 50 euro in meno rispetto a tutti gli altri parrucchieri. Dici: oh, ma che conveniente. Solo che poi esci con sto biondo qua. C'è anche un piccolo video qua. I boccoli sono tutti nella stessa direzione. Ma si sposa. No, piango. Le proposte di matrimonio no. Raga, non solo testine femminili, ma anche uomo testa di manichino. Allora, intanto lui si chiama Kevin, ma essendo veneto si pronuncia solo Kevin. Kevin, cosa gli è successo alla barba? Era tipo Keanu Reeves all'inizio. Keanu. Reeves. Kevin, aia. Chissà che non si è messo in buone mani. Aia, Kevin. Ma cazzo, ma i buchi? Ma non glieli sta tagliando omogenei? Inizia a chiamare l'avvocato, perché qui bisogna sporgere denuncia. Dammi l'indirizzo così non ci vado. Non l'avrei mai detto, ma stava meglio prima. Quella coi chiodi in testa? Cosa fai? La ordini e glieli pianti? Oh, Berti, c'è la testa di Manuela Arcuri. O è Michael Jackson? Cerca testa da studio Carl, per favore. Carl ha lo stesso problema di Kevin. Ha un'unica texture di capelli e barba. Ma cosa gli hanno fatto nelle ultime tre foto? Raga, Carl, queste erano le teste un po' più abbordabili. Ma esistono siti specifici dove il prezzo lievita. Su casadelparrucchiere.it troviamo la sagra del capello sfilato. Non ti sembra Marina Massironi? Pupette, capelli veri, 110 euro. E infatti guardala, ti guarda come un povero. Più costa la testina, più ha la faccia da stronza. Su testamodelle.com troviamo questa testina net 35 in platino, che da 115 euro è passata a 57, ma possiamo tutti capirne la motivazione, amora. Cosa le è successo a questi capelli? Sai quando sei dal parrucchiere, hanno i tuoi capelli in testa e dicono: qui dobbiamo fare un trattamento. Aia. 80 euro volati di trattamento.
Raga, su giordanonelmondo.com esistono anche le borse portatester. Ecco, io vi sfido ad andare in giro così un giorno in metropolitana con la testina che sbuca. Questo sei tu che vai a dormire tutte le sere preoccupandoti del tuo capello crespo. Ma quindi io il giorno in cui mi taglierò i capelli potrò venderli a qualcuno che fa testina? Li puoi vendere a me per un euro. Te li butto io nel cestino. Allucinata! Lei ha preso qualcosa per stare sveglia la notte e il giorno dopo aveva l'appuntamento dal parrucchiere. No, vabbè. In nero è Maria Grazia Cucinotta. Maria Grazia, dov'è finita? È finita a produrre film horror in Cina. Ma questa qui mi arriva così per 200 euro, io li denuncio, Gli mando la finanza al negozio. Questa è Brigitte Bardot. Brigitte! E guardala qui, quando va in macchina. Come dite? Ha appena aperto un nuovo salone specializzato in testine da parrucchiere di scarsa qualità. Colleghiamoci subito con Salone Gabriella. Salone Gabriella ed esce più bella. Occorre sporgere querella. Oh, benvenuti al Salone Gabriella. Non vedo l'ora di conoscere la mia prima cliente. Vediamo un po' chi è. È la Katie. Ciao Katie. Alberto, questi sono i capelli che vorrei anch'io. Ma sono capelli veri, Alberto? Sto male. Immagini che erano in testa di qualcun altro prima. No, non lo voglio immaginare. Perché ho voglia di farle una coda alta che più alta non si può? Guarda che yas. Ariana Katie, così è perfetta. Può condurre lei? Andare in giro così. Katie, basta correre in giro per il salone. Katie, sei contenta di essere al Salone Gabriella? Come no? Gabriella, mi hanno tanto parlato bene del tuo salone. Grazie, Katie. Sei anche tu una ragazza veneta? Ah, sì, so dei balsami. Essendo noi un salone di parrucchieri professionale, dovremmo partire da un bello shampoo, Katie? Che qui sento che qualche giorno ha fatto quella tecnica di dire, beh, tanto li lavo dal parrucchiere. Che taglio facciamo? Sono la madrina della cresima di Menevoda. Ora è un po' una conciatura. Una conciatura da cresima? Ma sei venuta nel salone giusto qui al Salone Gabriella. Ti faccio anche vedere una foto che mi piace tanto. È il taglio che aveva anche la Mara al battesimo del suo nevodo Patrizio. Ah, sì, sì, lo so fare io. Partiamo dallo shampoo. Spostiamo gli apparecchi elettronici. Metto un asciugamano di sicurezza che non si trova più sullo store di rubrichette. E prendiamo il nostro lavatesta professionale, anche detto bacinella del pediluvio. Katie, guarda, ti chiedo di alzarti dalla sedia. Cominciamo con la lavatura. Non sto per nulla per fare una cacata. Oh, non si stanno bagnando. Che idea di merda, Alberto. Mettiamo l'asciugamano. Siamo il salone meno professionale del mondo. Cazzo, è tutto bagnato. Abbiamo solo che cavi elettrici, Alberto. Katie, mi hai detto che vuoi la frangetta, no? Mi no, hai detto come no, prima no, cosa vorrei la frangetta. No, vorrei solo un po' una conciatura. Va bene, partiamo acconciando la frangetta. No, tu sai fare una frangetta, vero? Al mio lavoro. Oh, allora si fa questa sezione. Dove? No! 1, 2, 3. Katie, ormai stiamo andando. Katie, non guardarti adesso allo specchio. David Bowie. Magari possiamo ancora fare qualcosa. Katie, oh povera Katie, piccola Katie. No, qui c'è un bel problema. Vorrei tanto lasciarti nelle mani della mia collega Cinzia, ma oggi è in pausa. Allora Katie, è il processo della frangetta questo. Abbiamo qui nel nostro studio professionale una spazzola scaldante. Sicuro che non si fonda? Beh, lo scopriremo assieme. Allora Katie, proviamo un attimino ad abbassare. Tu dimmi se vedi scintille, Berti. Katie. Ma perché? Stavano strada di io prima. Katie, alla cresima di Patrizio ti guarderanno tutti. Sì, sì, molto bene. Che bene che sta, eh? C'è un odore particolare, non capisco se sia la spazzola o la Katie. La Katie comunque stoica, non fa trasparire emozione. No, Edo. Non avendo la piastra per fare il boccolo, magari così prende comunque. Un passo per volta, sistemiamo la frangia. Qua la vedi che è storta. Wow. Com'è che fanno i parrucchieri? Basta, di sicuro era più dritta prima. Basta! Noi dobbiamo anche un po' accorciare le lunghezze. Quanto facciamo? Un pochino, un centimetrino. Andiamo qui. No. Dai, guarda che bene.
Possiamo passare alle forbici da scultura, trincia pollo, trincia tutto. Senti, allora io vado. No. Ecco qui. Il centimetrino l'abbiamo tolto. Dai, guarda che sbarazzina. Sono anche dritti. Qua serve un po' quello scalato che le ho fatto prima. Non ancora più sto. Dai, però. Aggiungere non si può, si può solo togliere. Vado con uno sfilato sotto. Solo un po', guarda, un po'. Non si vede neanche. Iniziamo con l'acconciatura? Sì, sì, lo sappiamo fare quel riccio lì, Katie. Si arriccia il capello, guardate, hai tutorial anche a casa. Lo si chiude. Oh, eccola qui. Le diamo una spruzzata di lacca. Anche la frangetta. Andiamo di phon per fissare l'acconciatura. Ah, Katie, non ti ho neanche chiesto, durante l'asciugatura vuoi che ti dia una rivista? Ma se hai un novella 2000 me lo leggo volentieri. Asciughiamo il capello. Abbiamo anche il phon coglioni. Coglioni. Oh, dimmi se scaldo, eh. Un po' mi sta scaldando. Allora, noi asciughiamo per bene la testa. Hai del foil, Gabriella? Sì. Hai un termometro perché mi è salita un po' la febbre. Possiamo sciogliere i boccoli. Oh, guarda che bel boccolo. Sai quando ti fanno? Guarda, ti devo girare. Dobbiamo raccogliere così, no? Io no. Tutto questo volume che abbiamo creato lo fissiamo con un po' di lacca. Si fa così, prendi, metti al volume che vuoi. E questo dura tutta la giornata. Guarda che boccolo morbido. Oh. Oh. Ma Gabriella, io ti avevo chiesto dei boccoli, non dei rasta. Bellissimi. Oh, ecco la nostra Katie. Katie, stai benissimo. Sei soddisfatta? Allora sono 38 lavaggio, 42 asciugatura, 34 taglio e 86 acconciatura. Totale 357. Carta Bancomat. Bancomat. Oh, avete visto il risultato finale? La cliente mi sembrava soddisfatta, ma vedo che sta correndo alla macchina con un pacchetto di fazzoletti in mano. Voglio morire! E voi vi hanno mai fatto un taglio di merda? Fatecelo sapere nei commenti di qui sotto. E già che ci siete, iscrivetevi al canale YouTube. Iscriviti. Boom, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo sempre qui settimana prossima per scoprire assieme se il paese con i migliori parrucchieri è la Francia. Grazie, ciao! Fammi bere un po' dalla mia tazza di rubrichette. Comunque la nostra vita è un circo. Le altre coppie la domenica sono al centro commerciale e noi a ste cacate.